Bentornati e per finire questa puntata e prima di vedere la prova su strada che abbiamo fatto con la Citroen C4 equipaggiata con impianto a GPL insieme alla nostra Lilia Marcucci, vediamo cosa ci dice Gigi Rudelli. Niente, ci tenevo a ringraziare l'amico Massimo Rossi della Mad Motor che ci sta dando assistenza sia tecnica che giuridica. E questo è stato frutto, diciamo, del nostro cammino quasi insieme, e lo ritengo molto molto positivo, avendo entrambi le attenzioni all'ambiente e al futuro sostenibile della nostra vita. Grazie a Massimo e alla Mad Motor. Grazie invece a Gigi, che è stato il primo che ha aiutato quelli della Mad Motor a crescere ed è stato l'unico che ci ha creduto fino in fondo, e oggi questo è solo il minimo che potevamo fare per poter contraccambiare quello che ha sempre fatto per noi. Grazie ancora. E noi adesso vediamo, come avevo promesso, questa prova su strada con Lilia Marcucci della Citroen C4 equipaggiata con impianto a GPL. Citroen Italia ci ha dato la possibilità di guidare la nuova C4 equipaggiata con il motore da 1598 cm3 alimentato a benzina e da GPL grazie all'impianto della BRC di Cherasco, ed insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci abbiamo avuto il piacere di scorrazzare per le strade della Brianza inquinando poco e consumando poco e con una grande comodità e comfort di marcia. Queste sono le principali caratteristiche della due volumi della casa francese, molto agile nel traffico urbano nonostante le misure di 4329 mm di lunghezza e 1789 mm di larghezza, anche se il suo habitat naturale è la marcia in autostrada o in strade extraurbane, dove Lilia ha avuto occasione di guidarla da Monza fino a Reggio Emilia, con grande soddisfazione sia per quanto riguarda il consumo contenutissimo che per la silenziosità della marcia. Riguardo il capitolo della silenziosità di marcia, bisogna dire che se non si guarda il contagiri, quando ci si ferma al semaforo sembra che il motore sia spento. Il capitolo del consumo è da 5 stelle e con un pieno di benzina e un pieno di GPL abbiamo percorso complessivamente oltre 1150 km. Anche in mezzo al traffico dove ovviamente il consumo aumenta. Risulta ottimo il compromesso raggiunto con l'equipaggiamento della BRC, il cui serbatoio toroidale è alloggiato al posto della ruota di scorta, poiché la potenza del motore alimentato a benzina, di 120 cavalli, diminuisce soltanto a 115 cavalli quando viene alimentato a gas, con una lieve riduzione fisiologica dello scatto al momento di accelerare. I rapporti del cambio manuale a 5 marce sono ben rapportati all'elastico motore, potendo circolare in quinta marcia appena sopra i 50 km all'ora, senza sentire gli strappi. Seduti al volante, sono molto comodi i comandi a portata di dito, a sinistra quelli del control cruiser, comodi per impostare la velocità di marcia, non oltrepassare i limiti di velocità, ed ottimizzare tutto il funzionamento della vettura, mentre a destra ci sono quelli della radio. L'accessibilità ai posti anteriori e posteriori è buona, i posti posteriori sono comodi e la visibilità è buona anche grazie agli specchietti retrovisori di adeguate dimensioni. Il prezzo della versione da noi provata è di 20.050 euro. Thank you.